perciò ricevendo un regno che non può essere scosso. Siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito, con riverenza e timore. Ci sono molti che si professano seguaci di Cristo e tuttavia non sono facitori della sua parola. A loro non piacciono i rimproveri sani e le esortazioni ferventi. Essi non amano la giustizia, ma sono dominati dai propri impulsi umani capricciosi. C'è una grande differenza nel modo in cui serviamo Dio, se con riluttanza o con gioia. L'uomo che pretende di obbedire ai comandamenti di Dio perché pensa che debba farlo, non saprà mai il significato della gioia dell'obbedienza. L'essenza e il sapore di ogni obbedienza è la manifestazione esteriore di un principio interno, amore per la giustizia e amore per la legge di Dio. L'essenza di ogni giustizia è la fedeltà al nostro Redentore, fare la cosa giusta perché è giusto. Quando la parola di Dio è un peso perché ci allontana dalle nostre inclinazioni, allora la vita religiosa non è una vita cristiana, ma uno sforzo doloroso, un'obbedienza forzata. Ma l'adozione nella famiglia di Dio ci rende figli e non schiavi. Quando l'amore di Cristo entra nel cuore, ci sforziamo di imitare il carattere di Cristo. Più studiamo la sua vita, disponendo il nostro cuore all'obbedienza, più diventiamo simili a lui. Lo Spirito Santo infonde chiara comprensione nei cuori di coloro che si consacrano a lui, facendoli crescere nella spiritualità, nella pazienza, nella resistenza, in umiltà di mansuetudine. Buona giornata. Amen.